I ristoratori lanciano un grido di appello, in questo caso il Comitato Aria, per voce di Valerio Di Mattia, ma è un po' la voce di tutti i ristoratori della provincia di Teramo, un appello, un grido di dolore al presidente dell'Ance Abruzzo e alla politica. Sì, abbiamo letto questa nota, insomma, che segue di fatto una serie anche di dichiarazioni pubbliche a tutti i livelli territoriali. E che non può che essere comprensibile. È comprensibile e sotto alcuni aspetti anche sostenibile istituzionalmente. È chiaro che noi dobbiamo sempre muoverci nel rispetto, in questa fase di pandemia, in questa nuova fase di emergenza, che su alcune parti del territorio comunque fa registrare un numero di contagi particolarmente significativo, anche a causa delle varianti. Dobbiamo sempre tenere alta l'attenzione e dobbiamo mettere in campo ogni misura che sia compatibile con quella che è la situazione sanitaria e con quella che è l'evoluzione e diffusione del contagio. Ma la richiesta dei ristoratori, di attività che hanno pagato più di tante altre, gli effetti di questo anno ormai, di misure restrittive, tante volte, diciamo così, variabili, e che hanno inciso profondamente sull'attività economica e imprenditoriale di queste attività, sicuramente richiede non una semplice comprensione, ma un impegno istituzionale a rimodulare una serie di misure sempre compatibili, ovviamente, con la tutela della salute. Con Quali potrebbero questa essere queste misure che potreste anche andare a chiedere per loro, per gli ristoratori? Ma noi come ANCI e come comuni ovviamente cercheremo di interpretare questa richiesta e di sostenerla a tutti i livelli istituzionali, compatibilmente con quello che è il ruolo dei comuni. Sappiamo bene che i comuni non possono adottare atti che siano meno restrittivi rispetto a quelli posti in essere da livelli istituzionali, chiamiamoli così, sovraordinati, da parte del governo e da parte della regione, ma sicuramente la richiesta di una rimodulazione, una rivisitazione delle misure restrittive, sempre sulla base di valutazioni di carattere sanitario, laddove sia compatibile appunto il mantenimento delle aperture, ovviamente richiedendo uno sforzo Aperture serali, per con esempio. misure restrittive all'interno dei locali, che consentano tante volte un controllo magari anche maggiore rispetto a situazioni che invece sono nascoste perché private e quindi più pericolose. Sicuramente questa è una direzione verso la quale Tipo dobbiamo aperture andare. serali, ecco, potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un'idea, ovviamente sempre in un contesto protetto, in un contesto di sicurezza. Io credo, e non ho alcun dubbio, che l'associazione si muova nell'ottica della responsabilità, che la richiesta sia proprio questa, cioè quella di consentire un'apertura, una programmazione, laddove la situazione dei contagi non è drammatica, come in alcune realtà purtroppo in questo momento stiamo vivendo, sempre però in sicurezza. Per fare questo però è necessario che ci sia una valutazione seria da parte dei livello governativo e del livello regionale, una valutazione che tenga conto degli aspetti sanitari, ma che si muova nell'ottica di una tutela di attività che possono e devono, e sono convinto che lo faranno laddove dovessero essere messe in condizioni serenamente, comunque garantire uno svolgimento delle attività in sicurezza. L'ANCI farà la sua parte con grande responsabilità, nei limiti ovviamente di quello che può fare, ma senza lasciare nessuno indietro, come è stato fatto finora.